Ci troviamo all'incrocio tra strada delle case bruciate e strada Montefeltro, a qualche centinaio di metri dalla rotatoria che immette nel casello autostradale della 14, ovvero ci troviamo in un incrocio pericoloso con una situazione che si trascina da quasi un anno, ovvero da metà settembre, quando, dopo una richiesta d'attenzione per la pericolosità dell'incrocio, è stato deciso di chiudere all'unanimità la corsia di immissione da case bruciate verso Pesaro, con i residenti obbligati a svoltare verso direzione Urbino, ovvero verso il casello autostradale, allungando i tempi di percorrenza. Una situazione provvisoria che si cerca di rendere definitiva, come ci spiega il consigliere comunale Emanuele Gambini di Primace Pesaro Fratelli d'Italia, che da un anno segue questa situazione. Un anno fa avevamo presentato una mozione per modificare la viabilità in questo punto, per migliorare l'uscita dei residenti di case bruciate. Ricordiamo che i residenti sono più di 1000 e in questa zona persistono aziende anche importanti e quindi ci sono molte persone che entrano da strada del Montefeltro su case bruciate e nelle ore cruciali si esce da case bruciate, nelle ore di lavoro. La sperimentazione ha portato una cosa che avevamo chiesto anche noi, l'uscita obbligatoria verso destra, quindi mandando di fatto i residenti e gli abitanti, i frequentatori del quartiere sulla rotatoria dell'autostrada. Chiaramente la rotatoria dell'autostrada è molto trafficata da mezzi pesanti e quindi anche le biciclette, gli scooter e le auto vanno ad intasare ulteriormente la viabilità della rotatoria. I residenti chiedono una rotatoria sperimentale, a Pesaro ne abbiamo fatte diverse, non si chiede il posto per farla, c'è. Dalla amministrazione comunale l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha assicurato che su questa tematica c'è uno studio di valutazione tecnica in corso che cerca di risolvere il problema. E notizia di ieri che anche l'assessore e gli uffici competenti del comune hanno preso, credo, a cuore questa situazione, quindi noi chiediamo con forza, per la sicurezza e per tutti i cittadini di case bruciate, una rotatoria sperimentale. Rallenterebbe la velocità oltretutto in questa zona dove già è abbastanza elevata e sicuramente biciclette, scooter allevierebbe sicuramente la pericolosità. E faccio un appello all'assessore e agli uffici competenti di farci un regalo. E abbiamo aspettato la bretella per 10 anni, che è un'opera compensativa di Società Autostrade che non sappiamo quando verrà eseguita. Chiediamo un regalo, diamoci un appuntamento. A Natale facciamo che i residenti di case bruciate abbiano questa rotatoria sperimentale, così eviteremo anche incidenti, perché chi esce dall'autostrada poi per entrare a case bruciate rimane di fatto pericolosamente in mezzo alla strada. Quindi ecco, diamoci un appuntamento, magari 3 mesi, e in questi 3 mesi vediamo di realizzare questa rotatoria.